È un mercato che tira moltissimo e giustamente, aggiungeremo noi, parliamo dell'integrale, giustamente perché ormai tutti i nutrizionisti ci ripetono da anni che il nostro modo di consumare, di mangiare solamente cibi a base di materie prime raffinate ci sta facendo del male. E quindi ricorriamo all'integrale e quindi le aziende ampliano l'offerta di integrale. Basta andare in un qualunque supermercato, andare a vedere per esempio gli scaffali della prima colazione per trovare frullini integrali, fette biscottate integrali, ma sono davvero integrali? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Ne abbiamo testati 23 con il salvagente in edicola in questi giorni e abbiamo scoperto che di integrali veri ce ne sono molto meno di quelli che appaiono. Nel nostro caso 7 su 23 sono prodotti esclusivamente da farina integrale. Gli altri invece vedono magari al primo posto degli ingredienti la farina raffinata. Basta un po' di aggiunta di cruschello, di crusca, per farli definire integrali. Evidentemente un problema di definizioni, una definizione con cui si gioca ancora in maniera, come dire, troppo facile, perché non c'è una legge. Non c'è una legge che costringa i produttori a utilizzare la parola integrale solo in alcuni casi. E come vedete, in molti giocano su questo e in molti alla fine finiscono volenti o nolenti per ingannare il consumatore che paga un prodotto per l'integrale e invece si ritrova un prodotto che al primo posto ha farina raffinata.